Consiglio comunale è in corso di approvazione il regolamento per quanto riguarda l'assegnazione, il nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa. È stato presentato un emendamento votato da parte del consigliere De Gigio. Un emendamento che è stato presentato su mia proposta, ma firmato poi anche da tutta la minoranza, che ha trovato un voto favorevole da parte di tutta l'amministrazione su un punto in particolare, la possibilità di richiedere su emergenza abitativa l'alloggio per tutti quei soggetti dai 55 anni in su, con un criterio di attribuzione di punteggio pari a 2. La Regione precedentemente con la legge 96 dava un'indicazione sui 70 anni, dai 70 in su. Il Comune aveva recepito in prima stesura 65, il nostro emendamento ha abbassato la soglia perché purtroppo noi fotografiamo ogni giorno delle realtà penose di indigenza da parte di soggetti sempre più giovani che non possono lavorare. Esatto, che hanno proprio quella fascia di età che va dai 45 ai 55. È un piccolo segnale, siccome c'è un criterio di emergenza abitativa che questa amministrazione ha voluto dare. Io ringrazio anche la maggioranza per aver consegnato positivamente questo emendamento. Un altro segnale sarebbe quello di bloccare anche gli sfratti in essere. Questo è un problema, so che il sindaco si è fatto promotore di questa cosa, ne discuteremo, vedremo un attimo. E c'è questa proposta anche di emendamento.